Paolo Federico, sindaco di Navelli. La sagra dei ceci e dello zafferano si rinnova. Con quale spirito per questo 2018? Beh, è lo spirito di sempre, lo spirito per cui questa sagra è nata 42 anni fa, ad opera di un gruppo di giovani di questo paese che oggi sono un po' in là. Purtroppo per gli anni, perché sono trascorse, questa è la 42esima edizione, quindi una sagra che si rinnova di anno in anno nel suo programma, nei prodotti che offriamo, negli spettacoli. Oggi credo che ce ne siano stati per tutti i gusti, per i bambini, per gli adolescenti, per i ragazzi, per gli intenditori della cucina col cooking show organizzato dal Consorzio di Tutela dello Zafferano. Questa sera c'è un'ottima musica con un'ottima orchestra, dell'ottimo cibo a base tutto di ceci Slow Food, Presidio Slow Food e Zafferano DOP dell'Aquila. Beh, chi più ne ha ne metta. Al di là delle luci della sagra, è un paese che comunque già ha fatto grandi passi avanti nella ricostruzione post-terremoto. A che punto siamo? Beh, con la ricostruzione noi possiamo dire di essere in un'ottima percentuale di ricostruzione. Credo che stiamo intorno al 60%, sia di privata che di pubblica, perché la ricostruzione va su due binari: da un lato la privata, ma dall'altro lato c'è anche la pubblica. Quindi quando parlo di pubblica mi riferisco a scuole, a municipio, a cimiteri, a sottostrutture come i sottoservizi e così via, chiese. Pensate che Navelli ha un patrimonio di ben 18 edifici religiosi, 18 chiese. Guardate, ne abbiamo già riaperte diverse, ne sono state finanziate altrettanto. Guardi, siamo a quota 16, quindi tra ristrutturate e finanziate ne mancano soltanto 2 su 18. All'indomani del terremoto sono tutte 18 inagibili, quindi siamo soddisfatti, grazie a chi ha inventato questo sistema di ricostruzione